Ora entrambi gli animali si sono completamente ristabiliti e la veterinaria Suzanne vuole farli accoppiare. Il guaio è che la femmina si sta dimostrando un felino molto difficile. Vogliamo che si riproducano, ma non succede nulla. Lei è molto aggressiva con lui al momento. Se li mettessimo insieme, lei lo ucciderebbe. Il maschio è come un adolescente sbruffone e insolente, mentre la femmina è come una donna matura e sensibile. Per ora non le interessa andare con lui. Per aiutarli sono stati messi in uno speciale recinto. Lo scopo è di farli stare insieme in modo che possano conoscersi senza litigare. Ma finora non ha funzionato. Ho fatto delle ricerche sulle tigri dai denti a sciabola in cattività e ho pensato cosa fare. Dobbiamo creare un'atmosfera romantica. Perciò state a vedere. Gli insetti e altri invertebrati hanno affascinato Nigel sin da bambino. Ora il suo piano è quello di salvare dall'estinzione degli insetti preistorici. Per farlo nel modo giusto, deve prima sapere esattamente dove e quando trovare le creature che sta cercando. E c'è un indizio che lo aspetta nelle lontane isole Aran, in Scozia. Le rocce di queste isole risalgono a 300 milioni di anni fa, molto prima dei dinosauri, quando il mondo era abitato da un genere molto diverso di giganti. Nigel è venuto fin qui per studiare evanescenti segni sulla roccia. Queste sono le tracce fossili di una creatura che si chiama Artropleura, un artropode primitivo che somiglia molto ai moderni mille piedi e cento piedi, salvo che per una cosa: era grande come un uomo. Altri fossili dimostrano che l'Artropleura non era sola. Scorpioni e libellule giganti erano solo alcune delle creature straordinarie che vivevano nelle afose paludi della Scozia preistorica. È incredibile cosa succede nel tempo. 300 milioni di anni fa, questa zona si trovava sull'equatore. Era una palude piena di insetti giganti. Voglio tornare a quel tempo. È eccitante pensare a quante specie animali possiamo prendere per il Prehistoric Park. Libellule giganti, scorpioni enormi, magari anche un centopiedi grosso come me.